Ciao a tutti ragazzi, bentornati su YouTube, su TikTok e su Twitch. Live reaction numero 164, oggi vietato sbagliare. Oggi i primi tre punti in questa competizione sono d'obbligo. Oggi anche un pareggio, anche dovessero gli avversari far la partita della vita, sarebbe totalmente ingiustificato. Tornano praticamente gli ultra titolari, perché di questo si può parlare. Torna anche il 4-2-3-1 e c'ho la partita proprio qui, di lato. Mi tocca stare così, un cazzo di struzzo stasera. È anche vero che io non voglio essere cattivo, ma tolto il Real Madrid, che comunque sarà una sfida dove secondo me verremo presi a pallonate. Poi mai dire mai, le altre partite vanno veramente tutte vinte. Contro il Liverpool con un po' di attenzione potevamo pareggiare. Contro Leverkusen dovevamo per forza almeno pareggiare. Stasera dobbiamo per forza vincere. E anche contro Girona o chi abbiamo, lo Slovan Bratislava, quelle squadre lì, bisogna vincere. Non ci sono cazzi. Allora, partiamo da un dato di fatto molto triste. Di questi non conosco nessuno. Come non conoscevo nessuno del... Cos'era il Slavia Praga l'anno scorso? Non conoscevo quasi nessuno del Ren. Torna Gabbia dopo l'infortunio, torna Tomori dopo la punizione. Vediamo se fanno la prestazione che serve. Ok, si inizia Milan Club Brugge. Abbia dato qualche certezza a questa squadra e soprattutto a quei due giocatori, in particolare uno che letteralmente giocano a calcio, ma che giocano sia in senso positivo che in senso negativo. Avete capito a chi mi riferisco? Della partita, più che altro del momento dell'azione. Qua Fofana si addormenta, rischia di perdere un pallone pericoloso. Fofana che valuta il movimento di Zolis. Emerson Royal solo toccata Zolis col sinistro. Maignan ci mette il piede prima. Comincia bene ragazzi, dopo un minuto e 50 subito, grande parata di Maignan, bravo Fofana, che poi si era pure fermato pensando fosse fallo, capito? Intelligentissimo. Attenzione, dentro. Non tiene a bada al destro. Seconda occasione in due minuti e mezzo per il Bruges. Segnali per ragazzi, sveglia. Emerson Royal, questi si chiudono e ripartono. Si chiudono e ripartono. Queste gol. E destro, va sul piede preferito. E stavolta Maignan deve allungarsi per andare in calcio d'angolo. Ancora Bruges. Adesso Maignan parla con i propri difensori. Prima sbaglia Fofana. Ora sbaglia Emerson, solo due uomini in difesa. Io, ragazzi. Una preventiva non fatta, primo calcio d'angolo della partita. Palla dentro. No, questo specchio, poi il sinistro forte di De Kuyper non sfonda. Ancora Bruges con ogni dica che cerca spazi, la palla all'indietro, tiro di Ordoni, la traversa che salva Maignan, poi Fanaken non arriva su questa sponda di macchine. C'era anche fuori gioco, traversa piena presa dal ventenne. Siamo a 4 del Bruges ragazzi, siamo a 4 occasioni in 7 minuti e 40. La Champions League così non può essere giocata. Il problema è che abbiamo veramente due facce, una in campionato e una in Champions League. La faccia che abbiamo in Champions League è veramente una faccia da cazzo, perché giochiamo malissimo, malissimo. Poi abbiamo i nostri difetti pure in campionato, ma non a questi livelli. Leao, e si porta la palla fuori. Cioè no, veramente ragazzi, non dovessimo vincere neanche oggi, abbandonate sta competizione. Cioè lasciate perdere. Concentratevi sul campionato, sulla Coppa Italia, su quello che cazzo vi pare, ma veramente, se non vinciamo oggi, accantonate, perché non si arriverebbe nemmeno agli spareggi. Dopo tre partite è grave, però è vero. Leao passa. Leao è riuscito a filtrare con il pallone, poi ha trovato Iacciari, ma c'è ancora Leao, vorrebbe il calcio d'angolo. Che coglione! Che coglione! Proteggi pala, pensando fosse calcio d'angolo, se la fa a portare via. Madonna, altre 14 partite in panchina questo, vi prego. No, mi dispiace, io con lui ho perso la pazienza. Fofana? Ma si fa, ma che cazzo di tiri? Primo messaggio del Milan, la passata ai cartelloni pubblicitari. Primo messaggio del Milan, ragazzi. Ma siamo seri, primo messaggio del Milan. Dopo che questi hanno preso una traversa, Milan ha fatto due parate. Una l'ha sparata in curva. Questo è il primo messaggio del Milan. È arrivato un pochino tardi, zio, eh. Bravo Hernandez. L'intenzione del talento belga.
Fallo. Secondo giallo. Cartellino giallo. Questo giallo Chiffi non l'avrebbe mai dato all'Udinese. L'Udinese ha fatto 4-5 falli così. Non ha dato nessun giallo sabato. No, perché poi dicono avete rubato. Ecco, questo è uno di quei gialli che non ha dato. Welcome to reality. Calcio d'angolo. Corto. Leao. Pulisic. Prova ad andare con il destro dopo aver scoperto. Colpo di testa di Gabbia. Largo. Secondo me avrebbe potuto appoggiarla. Leao, si intendono i due. Leao minaccia di nuovo l'uno contro uno con Seis. Leao. Largo di Rafael Leao. Ora chiede l'uno dietro. Leao. Pulisic tira. Oh, abbiamo tirato un porta finalmente. Non che ovviamente si sia fatto gol, però. Ci stiamo svegliando. Poi magari la vinciamo pure. Però devo sempre denunciare questa cosa che si parte a merda. Sempre queste partenze a merda. Sempre. Sempre. Come contro il Parma. Come anche contro il Venezia, che poi il Venezia, anche se fossimo usciti tutti 11 dal campo, non avrebbero mai fatto gol. Però sempre queste partenze così in defiance. Io non le capisco proprio. Morata, qua c'è, cercano un fallo che non c'è. 4 contro 3, che bello, che bello, che bello. Maignan ne ha presa un'altra e sono ancora lì. E mette fuori Tomori. E sto preparando un carico da 90 di bestemmie. Raga, che ci posso fare? Questi siamo noi. Questi siamo noi. Pulisic. Entra in porta! C'è il gol di... Gol olimpico! Di Christian Pulisic. Pararararara. Pararararara. Ma secondo me l'ha toccata qualcuno. Vabbè, fuori gioco non può essere perché ha battuto la calcio d'angolo. Pararararara. Pararararara. 1-0. Il gol più difficile che potevamo segnare l'abbiamo segnato, eh. È sempre così. Gol da calcio d'angolo di Pulisic. Cioè, è talmente in forma. Sì, sì, ha fatto gol lui. È così in forma Pulisic che si può pure permettere di far gol da calcio d'angolo. Madonna. Poi ovviamente il numero 55 la prende dentro la porta. E ora inizia un'altra partita, ragazzi, eh. Adesso bisogna resistere perché questi già attaccavano sullo 0-0. Secondo me adesso si inaspriscono. Perché ricordiamo che la Champions League non è il Venezia. Grande gol di Pulisic. 34esimo. 2 gol in 3 partite, ragazzi. Ormai c'è sempre il suo zampino. Sempre il suo zampino. Era una situazione provata anche perché con l'Udinese ci aveva già provato un paio di volte. L'arbitro ha visto il fallo di Reinders su Onyedika. Contatto molto duro. Sono entrambi a terra. E che il pestone sia più di ogni dica su Reinders. Ma tanto si fischia sempre fallo contro il Milan, non è un problema. Noi intanto fischiamo fallo contro il Milan, poi vediamo se ci sono situazioni alternative. Intanto fischiamo contro il Milan, no? Ma Pepe, ti devo dire la verità, ha esultato ma non è soddisfatto del Milan Fonseca. Ecco, ecco. Perché ne fa il Milan, io e Fonseca 66% di possesso palla non basta. Capito? È una ecco perché che sbagliava. No, non possiamo sempre vincere partite con le giocate dei singoli. Cioè pensate che se adesso dovesse scattare il cartellino rosso per il Bruce sarebbe una cosa incredibile. Cioè questo ha fischiato punizione contro il Milan quando probabilmente deve essere rosso. Mi ricorda molto qualcosa che è successo 3 giorni fa. Vero Isaac Touré? Oh, comunque gli arbitri di Champions League sono tutti dei culturisti palestrati. Confermata la punizione per Bruce. Bah, ragazzi, ho i miei dubbi. Ho i miei forti. Ah, cioè, ma io dico, no, valla a rivedere. Io ti dico, valla a rivedere. Come Isaac Touré, no? Valla a rivedere. Se poi non è rosso, sti cazzi, non è rosso. Ma intanto la vai a rivedere. Questo è il punto. Cioè, io non ci vedo niente di male. Invece no, ce la prende a decisione subito. Cioè, questo che ti sposti, dai, ragazzi, dai. Peda a martello. Dai, se non è rosso questo. E questo coglione ha pure fischiato punizione per il Bruges, incredibile. Ce la fai a decidere. Ok, forse è rosso. Yes. Oh, un rosso anche per gli avversari. Finalmente, ogni tanto il rosso anche agli avversari. Isaac Touré. E questi si chiamano fantasmi di Isaac Touré. Ci stavo ripensando adesso. Cioè, era più rosso quello di Isaac Touré di questo. Per me erano rossi tutti e due. Però quello di Isaac Touré è molto di più di questo. Rocky, Chiffi, guardare e imparare. Che poi la stronzata l'arbitro l'aveva fatta, perché l'aveva fatta. Però ha avuto la dignità di correggersi. Di dire, no, aspetta, fammela rivedere un secondo. E poi decidere, invece no. Ora questi non devono più fare un tiro in porta, eh.
muoversi, capito? Pulisic, Reinders, buona, Leao, riesce a controllare con l'esterno, dentro, fallo di Loftus-Cheek. Poi vabbè, Fofana la spara in terzo anello, non mi sorprende. La porta devi cogliere, comunque tutto inutile perché era fallo, però in 11 contro 10 è facile, per carità, però siamo cresciuti, di sicuro se fossimo ancora in parità numerica quasi sicuramente non staremmo raccontando la stessa storia. Prova ad andare Talbi sul sinistro, lo libera, bene, centrale, non complicato per tempo. Felix finisce qui 1-0, fino al gol non stavamo giocando benissimo, poi dopo gol e espulsione abbiamo iniziato la nostra solita fase di gestione. Allora ci vediamo nel secondo tempo, io vado a mangiare. Ari, eccoci signori. Buon appetito a me. Pastina. Beh, tipo fatta in 5 minuti. Buona. Ci ho messo un carico d'aglio vergognoso, però è buona. Va bene, abbiamo iniziato, ragazzi. A trovare lo specchio della porta. E anche stasera pappa fatta. Buona. Calcio d'angolo corto, Pulisic. Sì, malissimo. No, Van Aken, no, 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 no. Vetlesen, tiro, gol. Gol del Bruges. In superiorità numerica, ragazzi. L'ho già detto nel primo tempo, iniziamo sempre male. Iniziamo sempre male. Nel primo tempo ci hanno graziato e nel secondo la prendi. Dove la prendi? Esattamente lì. Ragazzi, in 11 contro 10. Posizione regolare, Tomori tiene in gioco, palla dentro, sbatte contro Teo Hernandez, scarica e qua l'avrei messa anch'io onestamente quella palla lì. Qua Reinders ci prova, ma che ci può fare? Stavo rivedendo qualcosa, esattamente cosa? Ma fuori gioco quale? Dai, su. Si è visto da qua che era buono. Perché io sono sicuro che se la palla con cui ha fatto gol il Bruges fosse capitata a un Teo Hernandez la situazione, sapete dove sarebbe finita? Sì, esatto, in curva. Bello, bello lì. Bello, un altro liscio. Sì, sì, ma avete rotto il cazzo. C'è da fare gol. No, è la misura così. Cosa c'è da fare gol qui? Cioè, raga, solo noi facciamo ste figure di merda. Nessun'altra squadra fa ste figure di merda, pure in superiorità numerica, ragazzi. Cioè, ma stanno facendo il gioco loro. E sono in 10! Fonseca! Sveglia! È gravissimo se 11 contro 10 si gioca alla pari. Ma già se 11 contro 11 si gioca alla pari è grave contro il Club Brugge. Lo volete capire? Come l'anno scorso abbiamo vinto 3-2 a Frosinone e a Udine. Hernandez destro, ovviamente fuori. Due tiri di Hernandez, avesse colto la porta una volta. Una volta avesse colto la porta. A me non me ne frega un cazzo se l'avversario gioca bene o no. È il Club Brugge! È il Club Brugge! Fuori Loftus-Cheek e Leao, come avevo previsto. Fuori Rafael Leao, sì. Fuori Rafael Leao, sì. Sì, ma anche subito fuori Rafael Leao. Onestamente stava facendo anche una buona partita. Una buona partita, cosa ha fatto? Cosa ha fatto Leao? Uno come Leao, cosa ha fatto sta partita? Okafor già ha saltato l'uomo. E ha fatto l'assist per Reinders. Okafor ha fatto l'assist per Reinders. Alla prima palla toccata. Hai capito? Lurido coglione. Ha saltato l'uomo e ha fatto l'assist. Te cosa cazzo hai fatto per 60 minuti? Nulla. Nulla. Ecco cosa hai fatto. Non ti voglio vedere mai più. Guarda, non ti voglio vedere mai più. Possibile vincere e incazzarsi se si tratta del Milan? Sì. Mandatelo in Arabia Saudita, prendiamoci i 175 milioni che ci avrebbero offerto quest'estate, mettiamolo in un pacco e mandiamolo via. Veramente. Solita presenza di Gabbia e di Morata. C'è d'angolo. Madonna, Hernandez. Oh! Autotraversa, la palla dentro. Fofana. Fofana e terza palla in curva di Fofana. Che palle. L'esterno da quella parte che è solo il terzino. Va dentro, no. No. Vetlesen cerca il Vetlesen. Copre il primo palo. Mignan. Calcio d'angolo per il calcio d'angolo. E comunque continua ad attaccare anche se sono in 10, eh. Palla che andava fuori. Mignan che la tocca.
Non trovo un varco per verticalizzare. Il recupero buono. Ciuku come lo salta. Buono. Buono. Ciuku. Dentro tira. Doppietta di Reinders. I cambi. Ragazzi, le mie esultanze sono molto placate perché contro Bruges non hai scuse. È già vergognoso anche dovessimo vincere 9-1. Quell'uno lì è vergognoso. Punto. Arrivato pure in superiorità numerica. Aggiungo. Qua vabbè, pallone perso malissimo dalla difesa del Bruges. Reinders deve soltanto spingerla dentro per il gol del 3-1. Aveva pure indovinato l'angolo Mignolet. Basterebbe, quando arrivano i palloni nel centro dell'area, fare questo senza fare le giocate di Instagram. Basterebbe veramente fare questo. La semplicità vince sempre. 3-1, doppietta di Reinders. 51-61 e 71. Ora se fa gol Camarda, compro la maglia di Camarda. Promesso. Reinders l'ha fatto davvero. L'ha fatto davvero. Giovane marcatore nella storia della. L'ha fatto davvero. Non ci voglio credere, l'ha fatto davvero. Gol di Camarda, non ci credo, l'ha fatto davvero. Mamma mia, questa è storia. Questa è storia. Grazie Camarda che mi hai salvato la partita. L'unico sorriso me l'hai strappato tu. E assist. Apro e chiudo. Ai no. No, la posizione. Se avesse colpito Tomori sarebbe stato regolare. Qua te lo levano. No, peccato. Fuori gioco. Peccato. Vabbè, annullato solo per i numeri. Perché per me lo hai fatto. Anzi, non solo per me, per tutti noi l'hai fatto. Finisce qui 3-1. Per noi è 4. Fuorigioco di Camarda, abbastanza ovvio. Mi dispiace per lui. La prestazione è stata come sempre altalenante. Il gol, a differenza della partita con l'Udinese, stavolta ci è scappato. Ci vediamo per Bologna-Milan. Vi annuncio già, ve lo dico adesso, che la live action di Bologna-Milan uscirà lunedì/martedì. Purtroppo è così. Già è tanto se riuscirà a vedere la partita. Grazie ragazzi, alla prossima.